Siamo insieme con l'Altina Bortolotto, presidente della FIAIP Treviso. Come ha reagito e come sta reagendo oggi il mercato immobiliare? Si possono fare delle previsioni per delle conseguenze future? Abbiamo fatto sì delle previsioni e le richieste che vediamo anche comunque in questi primi giorni di apertura sono richieste di case con spazi esterni, quindi o terrazze o giardini. In questo senso è cambiata molto la domanda. Si può quindi parlare di una fuga dai centri storici verso le campagne, verso i centri più piccoli? Sicuramente, sicuramente perché comunque i centri storici offrono delle situazioni abitative che non hanno spazio esterno, quindi nella terrazza, nel giardino. E soprattutto vediamo che c'è una forte richiesta di case con giardino o con ampie terrazze che però, per esempio nella situazione di Vittorio Veneto, ne abbiamo pochissime di appartamenti con terrazzi grandi, anche perché è una tipologia abitativa costruttiva solo degli ultimi anni e a Vittorio non si costruisce più da più di 10 anni. In questo periodo che ci sono una serie di indebitamenti maggiori, sono anche cambiate le modalità di acquisto o sono rimaste uguali? Sono praticamente come modalità sono rimaste uguali. È ovvio che comunque le persone tentano di fare l'affare e quindi tentano di offrire molto meno di quello che magari può essere il prezzo richiesto non tanto dal proprietario quanto che facciamo noi agenti immobiliari, perché noi siamo i detentori veri dei prezzi di mercato. Però ancora non si può parlare di prezzi post-Covid, i prezzi sono ancora quelli del pre-Covid. Quello che sarà l'effetto sarà un effetto che si vedrà fra un 4, 5, 6 mesi. I mutui sono molto convenienti, il prezzo del denaro è molto basso, c'è una certa difficoltà da parte della banca nell'erogazione dei mutui, nel senso che si sono allungate le tempistiche per ottenere il mutuo, però le banche sono piene di soldi e quindi sì, se il prezzo dell'immobile tiene, il mutuo viene dato, se uno ha una garanzia soprattutto di avere un lavoro stabile, perché quello che è il problema che abbiamo riscontrato dal pre-Covid ad ora è che comunque chi tentava di fare un passo per acquistare casa prima del Covid adesso si trova in una situazione di incertezza, quindi magari è in cassa integrazione, eccetera, e non vuole fare il passo più lungo della gamba. Quindi per il momento l'ambito immobiliare non ha subito dei contraccolpi importanti, si parlerà più avanti. No, assolutamente non abbiamo avuto dei contraccolpi. Le dirò, io non ho mai lavorato così tanto come in quei 2 mesi che sono rimasta chiusa dentro casa perché ho chiamato i clienti, c'era gente che chiamava e faceva delle richieste sugli immobili che abbiamo in vendita, quindi bene o male li abbiamo dovuti tenere un po' vivi in attesa di essere liberati tutti quanti. Oggi si parla sempre di più di saldo a stralcio. È una nuova modalità di acquisto? C'era già prima e si tratta di una conseguenza della situazione attuale? No, i saldi a stralcio esistevano già prima. I saldi a stralcio esistono perché vi è una situazione in cui una persona non riesce a far fronte al debito nei confronti della banca, quindi non riesce a pagare il mutuo. Per cui si crea questo debito di sofferenza. Allora, diciamo che è un'operazione che noi come agenti immobiliari privilegiamo di fare. Perché? Perché andiamo a stralciare i debiti della persona. Nel senso, uno non paga il mutuo, l'immobile di solito cosa fa la banca? Te lo pignora, poi va all'asta e quindi ti viene levato. Però se l'immobile, io ho un debito con la banca di 100.000 euro, l'immobile va all'asta e ne tiro 60, la banca prende 60. Gli altri 40.000 rimangono debito che la persona deve ancora alla banca. Invece il saldo a stralcio arriva prima dell'asta e permette di stralciare tutto il debito. Cioè io come agente immobiliare trovo una persona che vuole comprare quell'immobile a 60, prendo l'accordo con la banca e la banca si accontenta dei 60 per stralciare il debito della persona. Questa situazione qua creerà molte più situazioni di saldi a stralcio.
perché tante persone perdono il lavoro e quindi non sono in grado di pagare i mutui e si creano situazioni di sofferenza. Ecco.